Questo video inizia in maniera diversa dal solito, è tanto tempo che non faccio più video per YouTube, confesso che mi è mancato, vi ho chiesto cosa avreste preferito ascoltare su vari argomenti pianistici e la maggior parte di voi ha risposto qualcosa sulla tecnica. Ho intenzione di mantenere la promessa a strettissimo giro, lo farò un po' a modo mio. Prima di farlo però vorrei spiegare perché non ho fatto video per così tanti mesi. Non ho mai fatto menzione a fatti personali sui miei canali di tutti i tipi, questa è un'eccezione. Purtroppo lo scorso marzo ho perso mia mamma, i video che ho pubblicato a ridosso di quel periodo in realtà li avevo girati un po' prima, con un po' di anticipo perché la situazione iniziava a mettersi male e io avevo comunque bisogno di pensare in qualche modo ad altro, almeno in qualche momento. È scontato dire che sia un momento difficile, tutti lo conosciamo o lo conosceremo prima o poi perché siamo pensati per sopravvivere ai nostri genitori. Per me è stato particolarmente complicato perché vivendo all'estero ho dovuto fare la spola parecchio tra Italia e Spagna, sono stata quasi sempre in Italia, praticamente fino a marzo, anche qualcosa dopo. Per me questo è stato un evento di fortissimo impatto, ancora di più perché mi aspettavo che potesse accadere in un futuro prossimo, ma non così prossimo e non così velocemente. Quindi mi ha travolta da questo e subito dopo sono stata travolta da lavoro arretrato, da tante cose che forse per fortuna c'erano anche in quel momento e mi hanno comunque fagocitata e fatto in modo di darmi del materiale su cui lavorare. Immediatamente dopo mi è anche stata confermata una mini tournée in Argentina che non era anche lei prevista, quindi ho iniziato a giostrarmi tra lavoro arretrato, studio del repertorio che in parte era nuovo, insomma è stato complicato. Al ritorno dall'Argentina c'è stata poi la chiusura dell'anno accademico dei miei studenti e subito dopo la masterclass di Lyon per 2 settimane, quindi sono stata presa totalmente dal lavorare con le persone, dal lavorare con la musica, con i colleghi ed è stata una cosa bellissima perché mi ha restituito tanta vita e tanta voglia di fare le cose. Mi sono poi ridotta ad agosto, ora senza fare la cronaca completa della mia vita, ma per dire che ad agosto sono finalmente stata qualche tempo nella casa di mia mamma in Italia, che per la cronaca è in Emilia-Romagna. Sono stata lì, lì c'è il mio pianoforte storico, quello su cui ho studiato. Sono stata da sola in questa casa per almeno 2 settimane, forse qualcosa di più. E mi ha fatto molto bene, è stato un ricongiungermi in qualche modo a quel luogo, a quei fatti, a quelle origini, al chiudere cerchi che erano rimasti un po' aperti. Sono tornata, sono a Madrid a casa, ora finalmente e ho voglia di riprendere a fare cose. Dopo questa piccola parentesi personale, di cui chiedo scusa, ma ne sentivo l'esigenza, ho voglia di ritornare a fare contenuti. Mi chiedete qualcosa sulla tecnica? Dunque, ora prima di vedere 3-4 argomenti principali, ce n'è uno fondamentale che è questo: che ci chiediamo come migliorare la tecnica è più che naturale e credo che tutti, chi più chi meno, in almeno un periodo della nostra vita siamo stati ossessionati da questa ricerca della perfezione, del suonare più veloce, più forte, più pulito, eccetera, eccetera. E la scoperta che poi accomuna molti di noi, e alcuni purtroppo rimangono intrappolati in questa fase tutta la vita, e spero veramente che non vi succeda, è questa. Numero uno, è davvero così importante questa tecnica, ovvero che si debba suonare in maniera professionale e meglio possibile, lo diamo come scontato, ma è davvero necessario, utile e soprattutto è davvero bello mettere il focus su questo aspetto per poi sedersi in una sala da concerto e annoiarsi deliberatamente per un'ora e mezza? Provate a pensarci perché non è una frase fatta. È davvero brutto ritrovarsi in sala e doversi chiedere costantemente ma quando finisce perché quel tizio sul palco ti annoia? In questa fase ci possiamo rimanere per un certo periodo ed è una fase fisiologica, ma poi quando diventiamo musicisti adulti, musicisti maturi, è davvero triste vedere persone ingabbiate in questo meccanismo, ingabbiate in vite in cui se non si fanno 2 o 3 ore di tecnica tutti i giorni, prima del repertorio musicale non si suona. Insomma, si può fare la vita da musicista anche senza rimanere ingabbiati in questi meccanismi orribili.
Vale la pena fare musica se in quello che trasmetti c'è sostanza. Se trasmetti qualcosa, prima di tutto, perché c'è chi non trasmette assolutamente nulla. Vale la pena fare una vita di sacrifici perché la musica ne richiede diversi e per poi essere valutati sulla base di questo parametro, oppure di autovalutarsi ancora peggio su questo parametro. Numero due, forse ancora più importante, dietro ogni carenza tecnica, o che io credevo fosse una mera carenza tecnica, in realtà c'era nascosta una carenza musicale, o una carenza di orecchio, o una mancanza di consapevolezza dei suoni, o una mancanza di intenzione. Comunque c'era dietro un elemento che era proprio della musica in quanto musica e non della maniera di realizzarla dal punto di vista fisico. Quella è una conseguenza del primo aspetto. Quindi cerchiamo perlomeno di capire che dietro la tecnica, qualunque cosa intendiamo con questo termine, poi magari proviamo a spiegarlo meglio successivamente, c'è e ci deve essere un'intenzione musicale, perché a seconda di quello, la maniera in cui tecnicamente muovo il mio corpo cambierà. Senza quello non si va da nessuna parte. Quindi secondo me vedere gente di non 17, 18, 19 anni, ma magari 30, 40, 50 e forse anche oltre, rimanere in questa fase in cui si parla esclusivamente delle leve, di come funzionano e dell'uomo come se fosse una macchina, mi fa venire in mente quegli invasati della moto che anziché godersi il paesaggio e godersi lo sport, passano il tempo a parlare di bielle, di bulloni, di frizioni, di queste cose, facendo gara tra loro a chi ha la più costosa oppure la più efficiente oppure la più nuova. Detto questo, chiudo questo video un po' atipico e nelle prossime settimane ci vediamo con almeno 3-4 capitoli dedicati a questo tema, che è un tema molto interessante. Se avete desideri su temi che sono diversi da questi di cui abbiamo appena parlato, scrivetelo qua sotto nei commenti e vediamo cosa si riesce a fare nei tempi a venire. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima!